Radio Sirius TV, buonasera in studio Massimo Bonella per il notiziario Istria Oggi. Sono le 19.45 scattate in questo momento. Istria Oggi va in onda in collaborazione con Unione Italiana di Fiume. Ieri, 20 febbraio, presso l'Ufficio Europa di Capodistria, si è svolta la sessione della giunta esecutiva presieduta dal presidente Maurizio Trembol. Durante l'incontro dell'esecutivo sono stati analizzati i documenti del piano finanziario del CRS di Rovigno e sono stati presentati e approvati i bilanci consuntivi delle due sedi dell'Unione Italiana. Infine sono stati confermati i due bandi riguardanti il Festival dell'Istroveneto dell'edizione 2018. Ci spostiamo un po' più a nord, andiamo a Trieste. Lunedì 19 febbraio, presso la sede regionale del Friuli Venezia Giulia, ha avuto luogo un incontro fra la Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Deborah Serracchiani, il Presidente della Regione Istriana, Walter Flego, con la partecipazione del Presidente Unione Italiana, Furio Radine, e il Sindaco di Pola, Boris Miletic. La ragione dell'incontro è stata la considerazione dell'ingresso dell'Istria all'interno del JET, dunque Euroregio senza confini, in qualità di osservatore permanente. La necessità di inglobare la regione istriana nel JECT deriva dalla fondamentale collaborazione che essa coltiva da anni con il Friuli Venezia Giulia, collaborazione che, ha affermato il presidente Unione Italiana Furio Radin, è vitale per la comunità nazionale degli italiani e al contempo la comunità nazionale italiana conferisce alla regione istriana una peculiarità che la distingue dalle altre contee croate, rappresentandone un valore aggiunto. Fiume, il 15 febbraio, nell'ambito del progetto per la storia di un confine difficile, l'Alto Adriatico nel Novecento, una delegazione dell'Istituto Storico della Resistenza di Grosseto e delle istituzioni regionali toscane, nonché alunni e docenti di alcune scuole toscane giunta in Istria e a Fiume per ricordare il periodo dell'esodo, sono stati ospitati presso la SMSI di Fiume dal preside Michele Scalembra, alla presenza del console generale d'Italia Paolo Palminteri e la presidente della comunità italiana di Fiume Orietta Mariotte. Assisi. Venerdì 16 febbraio, presso la città di Assisi, Francesco Squarcina, connazionale originario di Fiume, è stato insignito del premio Dignità Giuliano Dalmata nel mondo. Il premio, promosso dall'Associazione per la Cultura Fiumana, Istriana e Dalmata, dalla Società di Studi Fiumani e dall'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, quest'anno è giunto alla settima edizione. L'onorificenza viene assegnata in occasione della giornata del ricordo a personalità Giuliano Dalmate che nel corso della loro carriera si siano distinte nei propri campi professionali in seguito al loro esodo dalle proprie terre d'origine. Rovigno, nel corso della settimana appena trascorsa sono stati pubblicati i risultati del concorso Favalando alla Rovignesa, organizzata dalla comunità italiani di Rovigno per promuovere la letteratura in dialetto rovignese. Il concorso era suddiviso in cinque categorie artistiche, premiando opere di poesie, saggi culturali, di fotografia e musicali. I premi saranno assegnati durante la serata di premiazione presso la sede della comunità degli italiani di Rovigno, prevista per mercoledì 7 marzo. Abbiamo ancora il tempo per una breve notizia. Ci spostiamo a Crevatini, venerdì 23 febbraio alle ore 18 presso la Casa Rossa di Crevatini si terrà la mostra Inganni di Renzo Possenelli, organizzata dalla comunità degli italiani di Crevatini con il supporto della CAN di Capodistria, la città di Capodistria e il Ministero della Cultura della Repubblica di Slovenia.
Alle 19:50 è tutto per quanto riguarda il notiziario Istria Oggi, in collaborazione con Unione Italiana di Fiume, lettura in studio di Massimo Bonella. Grazie per la vostra cortese attenzione. Prossimo appuntamento tra una settimana, sempre alla stessa ora. Vi ricordo la replica, tutti i giorni, sempre alle 19:45, escluso il martedì. Radio Sai UCTV è la vostra linea diretta con informazioni. Thank you.